Un anno di vita scolastica negata per circa 200-300 bambini disabili che sono visti privare di assistenti educativi e sussidi didattici adeguati. E questo è il costo incalcolabile dell'ultimo pasticcio avvenuto a Palazzo Albaro, dove adesso si rischiano di perdere anche 1.300.000 euro, dei quali il 60% destinato agli alunni disabili, stanziati con grave ritardo lo scorso 19 di giugno, ma per i quali si chiede una rendicontazione entro il 30 di luglio, pena decadenza delle risorse. Un'altra soluzione possibile è quella di inviare la rendicontazione con scadenza 30 di luglio, al prossimo novembre-dicembre. Una soluzione che sembra stiano predisponendo nelle ultime ore l'assessore Roccisano e il delegato alla pubblica istruzione di Palazzo Albaro, Demetrio Marino, proprio dopo le intense sollecitazioni dell'ADDA. Ma ci si chiede se non fosse intervenuta l'associazione di categoria dei disabili cosa sarebbe accaduto. Possibile che la politica abbia bisogno di essere pressata per assolvere al proprio compito ed assicurare un servizio e i diritti essenziali come quello allo studio dei disabili?